signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master K. Io sono il Master K e il vostro ospite su questo canale. Negli ultimi video dell'arte del masteraggio abbiamo parlato a lungo su come trasmettere le informazioni, quali siano le maniere corrette e quali no. Il fatto però è che non abbiamo ancora parlato di quali siano queste informazioni che è così importante trasmettere ai giocatori. Quindi, in questo video dell'arte del masteraggio andiamo a chiudere l'argomento informazioni andando a parlare proprio di questo. Questa settimana vediamo quali sono le informazioni che è importante trasmettere. Parlando in linea generale, diciamo che ai giocatori devono essere fornite tutte le informazioni che gli servono per rappresentare all'interno della loro mente il mondo di gioco in cui vengono svolte le loro avventure e anche tutti quegli elementi che gli servono per portare avanti le suddette avventure. Di primaria importanza è che i giocatori sappiano sempre dove si trovano per poter interagire in maniera significativa con il mondo di gioco, lo spazio narrativo all'interno di cui si svolge l'avventura. Questo comprende le informazioni spaziali vere e proprie, cioè quanto è grande la stanza in cui si trovano, quanto è lungo il corridoio che stanno attraversando, quali oggetti ci sono all'interno, a cosa servono, cosa funzionano, cosa non funziona, come si fa a utilizzare questi oggetti, tutto quello che in pratica gli serve nell'immediato per risolvere la scena di gioco e mandare avanti la quest. Ma dove si trovano non riguarda solo le informazioni spaziali, ma anche le informazioni di geografia e politica. I giocatori devono sapere che quello è il quartiere malfamato della città, che stanno percorrendo la strada che porta dal paesino alla città con il castello. Informazioni anche letteralmente di politica, che stanno per atterrare su un pianeta controllato da un governo a loro stile, o che le persone con cui stanno trattando sono amiche del malvagio barone e nemiche del re buono. Tutto questo permette ai giocatori di crearsi un'immagine del mondo che stanno vivendo sia più vivida e verosimile, che aiuta i giocatori a immedesimarsi nei loro personaggi e a vedere le situazioni con l'occhio del personaggio che interpretano e non con quello del giocatore, ma aiuta anche a pianificare le proprie azioni e a sapersi districare sulle varie situazioni di gioco che potrebbero arrivare in relazione alle informazioni che già loro hanno. Ai giocatori vanno anche comunicate tutte quelle informazioni che gli servono per comprendere la storia che stanno vivendo. Ogni giocatore conosce la propria storia, il background del proprio personaggio e probabilmente ha anche un'idea abbastanza precisa di chi siano i personaggi degli altri giocatori e di quali siano le loro motivazioni. Tutto il resto deve essere il master a fornirlo per permettere ai giocatori di comprendere quello che succede. Questo comprende una descrizione più o meno sommaria dell'aspetto, delle caratteristiche, delle motivazioni dei PNG con cui andranno a interagire nel corso della storia, ma anche tutti quegli elementi narrativi che gli serviranno per comprendere il tema della sessione o il tema dell'intera campagna e il contesto in cui si svolge la loro storia. Ovviamente il master dovrà fornire loro anche tutte le nuove informazioni che man mano andranno ad acquisire durante lo svolgimento della loro stessa avventura. Questo comprende sia le informazioni più generiche: nella città dei maghi tutti indossano delle maschere colorate, la principale esportazione del vostro pianeta sono componenti meccanici per motori di astronavi, sia informazioni più immediate e dirette.
quando siete entrati nella locanda, il locandiere vi ha guardato come se non fosse contento di vedervi. Sulla scena del crimine è stato trovato un pezzo di tessuto che viene prodotto solo in quella specifica città. Tutto questo permette ai giocatori di comprendere a quale punto sono della loro storia e ovviamente a prepararsi per muoversi avanti nei prossimi punti della storia che dovranno andare a giocare. Nei giochi che hanno una componente meccanica molto forte, potrebbero esserci delle vere e proprie regole che governano l'acquisizione delle informazioni, come può essere un tiro di conoscenze di Dungeons & Dragons o una prova di biblioteconomia del richiamo di Cthulhu. In questi casi è il master a dover valutare quali e quante informazioni devono essere fornite a un giocatore senza che esegua alcun tiro e invece quali informazioni possono essere fornite solo se il giocatore supera una determinata prova per acquisirle. Diciamo ad esempio che il personaggio entra in una stanza in cui sospetta si stia nascondendo il suo nemico. Il master descrive la stanza dicendo che c'è una libreria sulla sinistra e una scrivania al centro con sopra una bottiglia di vino e un bicchiere mezzo pieno. Per queste informazioni il master ha valutato che non servano particolari prove. Dopotutto non serve nessuna particolare abilità per vedere la disposizione dei mobili all'interno di una stanza e non sussistono eventuali malus che possano impedire di farlo. A questo punto il master chiede al giocatore di effettuare una prova per osservare l'ambiente in base al regolamento che sta venendo utilizzato. Se il giocatore la supera, il master gli rivela che il suo nemico è nascosto dietro la libreria, altrimenti gli comunica che il suo personaggio non vede nessuno. In casi come questo anche la scelta delle parole può essere importante. Dire al giocatore che il tuo personaggio non vede nessuno è diverso da dire la stanza è vuota. Lascia sempre il giocatore nel dubbio e quindi crea tensione. Questo rende la stanza interessante anche nel caso che poi effettivamente sia realmente vuota. Il fatto che il giocatore non sa come comportarsi rende la stanza interessante e non noiosa. Fate attenzione al fatto che il master non ha perso tempo a descrivere tappeti, soprammobili o quadri alle pareti per non appesantire la descrizione, ma si è soffermato sulla bottiglia e il bicchiere mezzo pieno. Se il giocatore è astuto, questo elemento potrebbe fornirgli un indizio sul fatto che in una stanza comunque ci sia qualcuno, anche se la prova per cercarlo dovesse fallire. Fondamentalmente il master ha incorporato nella sua descrizione un enigma. Usando un trucchetto come questo, il master ha dato comunque al giocatore la possibilità di capire quello che stava succedendo nella stanza, anche nel caso la sua prova per ricevere le informazioni in maniera meccanica fosse fallita. Ovviamente però il master deve capire volta per volta quando sia possibile per un giocatore acquisire queste informazioni e quando invece non è il caso. Chiunque, se abbastanza furbo, potrebbe capire che c'è una persona nascosta nella stanza dagli indizi che ha lasciato in giro. Molto spesso però nei giochi si trovano delle forme di conoscenze o di informazioni che per loro stessa natura non sono né diffuse e neanche è facile arrivarci da soli. Sto pensando all'abilità Miti di Cthulhu di The Call of Cthulhu o alle conoscenze proibite Chaos di Dark Heresy. Non sarebbe corretto che il giocatore possa aver capito le cose dagli indizi, appunto perché il gioco ruota attorno al fatto che questo tipo di conoscenze sono estremamente specialistiche ed è estremamente difficile anche solo entrare in possesso. Molto spesso bisogna fare specifiche missioni, bisogna risolvere intere quest solo per avere la possibilità di effettuare un tiro su quell'abilità. Anche se può sembrare banale, la domanda quali sono le informazioni importanti da fornire ai giocatori non può essere più generalizzata di così.
dipende da situazione a situazione e deve sempre essere il master a capire che cosa è importante dire ai giocatori, che cosa lasciare che i giocatori capiscano da soli per sentirsi gratificati e quando i giocatori hanno bisogno che gli vengano fornite ulteriori informazioni perché rimangono bloccati e quando invece non ne hanno bisogno e anzi andare avanti a descrivere o a fornire elementi non farebbe altro che rallentarli o confonderli. Diciamo che per questo video è tutto. Come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivetele nell'area di discussione qui sotto. Mi piacerebbe sapere da voi come vi organizzate per fornire informazioni al vostro gruppo o se siete giocatori, quando e quanto spesso volete che queste informazioni vi siano date e quando invece il master dovrebbe farsi i fatti suoi e andare avanti con la storia. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Se non volete perdervi i prossimi video, iscrivetevi e schiacciate sul tastino della campanella. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.